Emergono finalmente le identità dei nuovi volti del cast di Amici 24, Maria De Filippi punta in alto per la nuova edizione del talent. Sembrava fosse in atto una vera e propria rivoluzione. L'edizione 2024 del format tanto caro a Maria De Filippi aveva solo due colonne portanti, Rudy Zerbi ed Alessandra Celentano. Per tutti gli altri figurava un enorme ed invadente punto di domanda. Anna Pettinelli potenzialmente più interessata alla radio, Raimondo Todaro attratto dall'eventualità di partire in tournée, Lorella Cuccarini sul ciglio della porta per passare in Rai ed Emanuele saturo delle dinamiche interne del programma. Un sunto, questo, delle innumerevoli indiscrezioni diffuse nel corso della stagione estiva. I telespettatori hanno immaginato Maria De Filippi indaffarata nella ricerca dei possibili sostituti. I nomi che hanno dominato i tabloid nazionali sono Elena Damario, Giusy Ferreri, Adriano Bettinelli, Stefano Radei, Samuel Perone e tanti altri. Eppure, come, purtroppo, spesso accade, tutto questo allarmismo è scaturito da informazioni poco veritiere. L'unico dei professori che effettivamente ha scelto scientemente di abbandonare la cattedra è Raimondo Todaro. Tutti gli altri torneranno presto negli studi Mediaset di Amici. Sarà solo una, dunque, la new entry del cast. Amici 2024, la nuova coach di ballo pronta a sostituire Todaro. Ebbene sì, l'incredibile rivoluzione nel cast di Amici si traduce nella sostituzione di un unico volto, Raimondo Todaro. Il ballerino di latinoamericano ha confermato negli studi televisivi di Verissimo di aver deciso di lasciare il suo ruolo. Sono stato veramente tanto fortunato, ha spiegato a Silvia Toffanin, non l'ho mai dato per scontato, però non ci sarò. Ha infine concluso, senza dilungarsi in ulteriori spiegazioni. Non di meno, nonostante le indiscrezioni insistenti, il volto chiamato a sostituirlo non corrisponde a nessuno dei ballerini e coreografi prima citati. Maria De Filippi accoglierà negli studi Mediaset di Amici Deborah Lettieri. La ballerina 41 anni ed è nota per essersi esibita a Parigi per Crazy Horse, lo spettacolo nel quale rappresenta l'unica artista italiana selezionata dai coreografi. Classe 1983, ha iniziato a ballare sin dalla tenera età, a soli 11 anni. Ha conquistato moltissimi successi professionali, tanto in Italia quanto all'estero. Entrò a far parte della giuria di Dance su Fox Life e venne definita dal collega Luca Tommassini più STR di me, in quanto consapevole dell'indole artistica esigente e pignola. Insomma, quest'anno Emanuele dovrà interfacciarsi con due giganti della danza, Alessandra Celentano e Deborah Lettieri. Quest'ultima, nella selezione delle performer per Crazy Horse, è addirittura abituata a prendere le misure delle strutture fisiche delle ballerine con il metro. Sarà una bella battaglia, come quelle che tanto aggradano i telespettatori di Canale 5.